Buonasera! Eccolo! Una grazie, una so, anche, ma so anche il delay adesso, perché ho visto quando fece il countdown iniziamo noi. Bellissimo, cioè devo dire che hai fatto un lavoro eccezionale. Eh, rubando dai eh, stock, no, eh, pagando gli stock al 100%. Si ottiene della grande roba. Beh dai 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 dai, però credo che forse serve un countdown più lungo, così lo facciamo partire... Si setta, già Abbiamo per... già tre spettatori di cui uno di sicuro sei te. Probabilmente sì. <ride> buonasera, buonasera. Tra l'altro, in meanwhile, se ogni tanto mi vedete sparire, è perché sto facendo anche altro. Cosa fa un head of social? Le coperture eh beh, quello è il lavoro tuo. Hai voluto fare, ha voluto la bicicletta. Hai voluto la bicic eh, pedalo, pedalo. Ora pedali. <coughs> Senti, ma te l'hanno aggirato? No, però è molto interessante. Io ho web, ma c'è in corso una uh, grossa operazione, ma a livello globale, uh, probabilmente un exploit di VMware, quindi un sistema eh. di macchine... Uh, parla, parla, parla potabile. Praticamente, VMware, uh, eh, provo eh, a farla eh, semplice, eh. è un software per fare macchine virtuali. Quindi quando tu devi lavorare su determinati ambienti, tendenzialmente lavori in macchina virtuale. Questo comporta eh. il fatto che... Okay. Uh, allora ho, cap ho capito di che stai parlando. Però? E c'entra eh, con la carattere? Probabilmente una crew uh, tendenzialmente... Malevola. è Direi di sì. Uh, legata al... Um, al, uh, probabilmente in mondi un po' diciamo dell'est tendenzialmente sappiamo che la Corea del Nord la, la Cina la Russia hanno delle ottime crew di hacker um, questo ha portato indubbiamente a, a trovare qualche vulnerabilità e quindi ad avere queste, uh, queste eh, serie però, di attacchi su scala globale, globale eh... è cioè, abbastanza cioè, grosso era ti prendo cioè, direttamente dal corriere e che per il lancio del, te del terzo episodio di Watch Dogs. però non credo, non credo che sia anche griglia marketing. Mm, non credo, molto molto, non molto credo. Griglia. È molto poco marketing. Comunque è un attacco ransomware. Ah, eh, certo. Tra l'altro, sfrutta una vulnerabilità che era stata scoperta e pacciata a febbraio 2021. Quindi il problema grosso è che molto probabilmente. Tante macchine vittime non avevano pacciato. Quindi fate i cazzo di aggiornamenti, Michael. detto questo. A proposito di aggiornamenti, stiamo entrando nella settimana più calda. calda delle persone che fanno il nostro lavoro. Perché abbiamo Sanremo, Sanremo che si prospetta come qualcosa di decisamente, decisamente interessante. Eh, giusto per darvi un'idea, um, eh, saremo un po' il nostro Super Bowl sì. che proprio vogliamo fare un, un piccolo paragone e grazie ai numeri pubblicati dalla Gazzetta del Pubblicitario ehm, possiamo sapere più o meno quanto costa uno spot eh, prendo la Gazzetta del Pubblicitario un break di 15 secondi aspetta, devo te la dire la tua Devo dire a stupidaggine, se Serremo è il nostro Super Bowl Amadeus e il nostro Tom Brady. Bastante. Quindi si ritirerà anche lui? Sì, sì, sì. si ritirerà, però tornerà e in questo modo Giovanna e la nostra Giselle. Comunque, il pacchetto Sanremo 4 sì. più Serremo 7 secondi dalle copertura 22.45, 24.15 che in realtà sono 0015 perché le 2415 non esistono, per 10 più 10 passaggi costa 1,76 milioni di euro. Quindi 1 un, un milione 700k. Appero. Ah, Arafaccio allora cazzo, mi vorrebbe da dire, citando un grande meme, se invece uh, si vuole fare un Sanremo 1 più chiusura. Sempre in 10 più 10 passaggi, un milione e 3,50. Però mi immagino un mondo in cui in realtà Sanremo è tipo scontatissimo: hanno tipo gli sconti, tipo gli ultimi pezzi al, al mercato del pesce. C'è cioè un ferramenta di bucinasco che va in prime time su Sanremo con uno spot tipo, tipo quelli dei cinema, anzi, non più tipo ristorazione. Alla locanda e fa tutto. Abbiamo pesce fresco. Tutto insomma, il bucino che parla napoletano. Penso. La cosa interessante è che nel 2021, eh, scusami, nel 2022, la pubblicità di Sanremo ha raccolto 42 milioni di euro con un 10% in più rispetto al 2021. Nei, Visto ma... quanto ha spinto quest'anno. Eh, forte, anche della, della diciamo del volano del Fanta Sanremo e di tutto diciamo il l'earned media che c'è intorno uh, quest'anno addirittura c'è una partnership con Vevo che è quella dei video musicali uh, immagino che i, i numeri saliranno e non di poco ma ci sono poche, poche storie cioè nel, nel corso degli ultimi due anni negli ultimi quattro anni comunque vuoi non vuoi la direzione artistica di Amadeus gli ha dato una spinta in un certo un certo tipo comunque nasce nasce radio amadeus e non è e ha capito secondo me che più che combattere internet era necessario allearsi e quindi creare delle occasioni perché poi sui social si dibattesse di sanremo forse un po' nato per caso un po' poi cavalcato cioè, sicuramente credo che poi i primi forse a connettere bene sanremo con la, con la rete senza che fossero in qualche modo Diciamo, legati da tipo di, nessun tipo di contratto erano De Jagal con le varie incursioni che hanno fatto e i vari episodi correlati, quindi devo dire che sicuramente quella è stata in nuce, quello che poi è diventato quello che vediamo adesso il fantaserra. Cazzi, mi dovrei anche iscrivere prima che scada il tempo, anche se io non ce la farò a vedermelo tutti i giorni. Cioè, ma fisica, no, ma ma quando mai oh, meno male Ci abbiamo il primo bot ah uh, hi, I want to offer promotion mi fa molto ridere che in comma tra l'altro è in comma perché chiaramente ha visto co air comma e quindi ha deciso di aggregarsi sì, però fa il logo con una sola virgola io una volta allora, 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 fammi quindi uh, direi di Beh, inzi, iniziamo. iniziamo. Pubblicizzare, aspetta, banno il bot e arrivo. Abbiamo uno spettatore che sarei io, eh? eh è molto male, molto male. Oggi, Oggi subiamo un po' la, eh, cioè, è, colpa, è colpa dei poteri corti. Devo, devo fare i Aspetta, non riesco a. A tal punto, che me ne vado, me vado su Twitch a vedere altri canali. Niente, non riesco a bannare il tipo Epic Fail. Devo, devo mettermi Era un interessante il canale. il canale Twitch del Milan. In cui saranno. Eh beh, la, ci sarà la telecronaca del derby. Sì, sono due tizi che stanno mangiando una pizza su un divano. Vabbè. Mi sembra, mi sembra giusto. Dai, iniziamo. iniziamo. Dai, dai. Intanto... Che mi fai vedere? È partita la concorrenza di Matteo Valenza intanto, che vorrei avere come ospite una volta. Ma io partirei da un lavoro che è stato fatto da persone che conosciamo molto bene. Ehm, campagna eh, molto interessante. Eh, TBWA. Ehm, dai dai ok ok ci siamo ce l'hai? sì credo screen ok mm. con audio oh. aspetta con... che rimetto oh. le nostre belle oh, no. faccione grosse oh, me... sono contento che il logo l'ho messo in modo giusto <ride> Ma cioè, che hai fatto un bel lavoro a casaccio, ma ci sta dai, dai fammi vedere. parliamo di bias. Allora, campagna direi molto interessante, va logicamente a far leva su una tematica decisamente eh, moderna, quella dell'intelligenza artificiale, ma allo stesso tempo va a eh, far emergere quello che è uno dei grandi problemi del nostro mondo, i bias. Eh, per chi come noi lavora in comunicazione sappiamo benissimo che in fase di strategica fase di analisi la concezione del bias è fondamentale per andare a evitare quello che può essere il uh, il, uh, il pensare troppo legati a un determinato preconcetto uh, la rottura del bias è quello che ti fa fare quel, quello step in più e che ti fa capire effettivamente uh, cosa funziona e cosa meno. Um, interessante perché Perché fondamentalmente l'intelligenza artificiale comunque uh, si basa tutto su un concetto di uh, istruzione della macchina. E quindi se tu istruisci la macchina partendo da un bias, volente o non volente... Uh... Allora. Sul discorso della campagna ci arriviamo fra un secondo, ma... Quello che mh, questo problema della macchina che si basa su bias, bias umani consolidati o pregiudizi alla fine non è che ragiona per sé, da sola, non è intelligenza artificiale alla fine a se stessa, connette i dati che può raccogliere, che gli vengono forniti e tira fuori un output. E lo stesso problema credo che ci sia, non ricordo un articolo di qualche anno fa, ma credo che il problema sussista nel sistema di... Intelligenza artificiale di la polizia predittiva, che sembra di parlare di minority report in America, ovvero sistemi computer nazionali che, che permettono di capire quali sono le zone più a rischio a crimine, e quindi mandare e far organizzare meglio le ronde della polizia in modo più efficiente. Purtroppo però i bias mentali, i dati forniti, che erano stati raccolti da, da cent'anni a questa parte, ovviamente vanno tutti a concentrarsi nelle zone più povere, e dove si concentra maggiormente la popolazione afroamericana. E quindi un eterno ritorno in cui l'intelligenza artificiale spinge in quelle zone e dove si poi vanno a creare dinamiche, eh, sia oltre di razzismo, anche di violenza. Quindi praticamente una sorta di cane che si morde la coda senza via d'uscita. E allo stesso modo, poi anche da, in modo più leggero, il discorso delle, della virtualizzazione delle, delle immagini. Che però chiedo se effettivamente. Eh, a questa intelligenza artificiale vengono dati, dati, forniti dati superiori, ovviamente andrà a organizzare e a creare un'immagine, ne so, coppia genitori, uomo-uomo, donna-donna, manager, cioè effettivamente uno non dovrebbe andare a specificare le cose, questo sicuro, però probabilmente lo andrà a generare, oppure <ride> è talmente omofoba e razzista la macchina che non riusce a generare nulla. Allora aspetta un attimo. Che. Stanno facendo il panico qua sopra. Non so se sono milanisti o interisti, non so che cosa è successo. Credo abbia segnato qualcuno. Te lo dico subito. No, ah, sì, ha segnato l'Inter. Non lo sono interisti quelli di sopra. E Ha segnato Lautaro Martinez, che ho il Fantacascio. Quindi hashtag una gioia. Uh, no, torniamo al discorso. Innanzitutto, scusami, un piccolo aggiornamento. Uh... Prendo da Matteo Flora, eh, che non ha bisogno di presentazioni, uno dei divulgatori italiani più rilevanti nell'ambito tecnologico. Eh, non è un problema di VMware, bensì. È un problema di WiFi. <ride> no, il problema di ESXi, che non conosco. Eh, confermo invece che è legato a una vulnerabilità che è stata scoperta a febbraio 2021. Uh, evidentemente, qualcuno non ha aggiornato le macchine, e uh, siamo quindi, mh, diciamo, tutti i problemi che ci sono stati sono complici di questo, uh, questo mancato aggiornamento. Detto ciò. Il problema di team pare non essere legato a questo. Comunque, torniamo alle nostre campagne. No, comunque volevi finire qualcosa su, sull'ultima sull campagna? Volevi dire qualcosa? Uh, sì, secondo me è interessante. Bisognerebbe capire. Sai che c'è, mi muore un po'. Cioè, l'idea è interessantissima. Aspetta, arrivo. Arrivo. la rimetti la... la intanto, intanto salutiamo chi si è connesso perché siamo arrivati a 5, 5 signori, 5 su Twitch. Io ne vedo sempre due. Eh, vabbè, io li vedo. Ciao, fatevi sentire il chat. Fate un po' di rumore. Comunque, secondo me interessante. Rimettila, magari tanto muta. Non è che non è che ce deve sta tanto casi. C'è solo la musichetta, però dico che arriva. Cioè, spari, rimane un po' piatta, giusto questo. Non so se c'è poi un'attività correlata. Eh, senso... Cioè, la divulgativa fatta insieme a Wired. Che non, è, non è la prima volta che la fanno, anche quella dei titoli spariti, eccetera. Però è tipo. ci arriva sul bordo del precipizio, stai per spiccare il volo, e poi, no, vabbè. No. Comunque no. È quel... Tutto qui perché è una bella idea, e mi dispiace che magari non ci abbia capito mi dici sta cosa ok mi sensibilizzi però ora preferivo più una o una pugnalata nello stomaco forte oppure poi qualcosa che mi dai là a ne so dal boicott uh, intelligenza artificiale a qualsiasi altra cosa eh, avrei preferito di più una campagna di presa di posizione sul mondo dell'intelligenza artificiale Uh, se ne è discusso tanto questa settimana. Ninja Marketing ha fatto un bel, un bel momento di riflessione in cui ha partecipato anche l'autore, l'autrice, perdon, della campagna di Barilla dei Pancake. Comunque, io ti propongo adesso qualcosa di molto, molto più soft. Mm -hmm. Dico solo Orietta Berti. Così la cantante devota Botto. vai questa qua le farine magiche quelle che profumano di grano però no a me no 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 di no 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 me no 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 questo no, che... allora, posso dire testimonial Quelle azzeccatissimo di eh, cioè, il target è comunque la casalinga, quella persona adesso vabbè si sì, giochiamo, ok questo è un bias, uh, non è detto che il target sia la casalinga, però indubbiamente è facile la persona che... che fa la pasta asciutta che c'ha l'età di Orietta Berti è quella cosa lì, poi tutti facciamo la pasta asciutta, che più chi meno chi è capace, chi no. Però, no, mi fa troppo ridere la sniffatina. No, più che altro fa. Anche perché il discorso farina che profuma di grano non l'avevo mai sentito. Cioè, nel senso che la, che la, che la farina debba, debba sapere di grano, non sapevo che fosse un elemento importantissimo nell'organolettica. Nel Minchia, saliamo su e giù come, come dei pazzi nel, nel segui. Ehm... No, è vero, non riguarda i numeri, lo dicono anche i, i, i streamer professionisti Tra l'altro, se volete partecipare a prossimi eventi, scrivete in chat Scrivete le mail www Non ce l'abbiamo ancora, dovremmo farla la, la mail um, Detto ciò, siamo live anche su LinkedIn, dove abbiamo ben... Tre, tre viewer <ride> um, secondo me è interessante comunque la scelta del, del personaggio io intanto sto impazzendo nel tentativo di voler cancellare questo messaggio che avevamo in chat di spam ma sto... va vai avanti, vai avanti che te frega, vabbè è la pubblicità della farina, che credo che sia la prima volta che vanno in comunicazione questi esatto, brand sconosciuto no eh, no ehm... no, qualcosa nella avete mia destra, visto a Roma, sì 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 No, io mai uh, devo dire brand comunque curioso. Per me... È un sì. No, un sì no, però è un brand che insomma... Uh, senza lode, senza infamia. Per troppo grossi di fada, non c'è niente da fare. Va bene, andiamo su un altro spot. Rimaniamo in tema cibo e ringraziamo come sempre Brand News che li raccoglie per noi. Ah sì, sì proprio per Dovremmo noi. Dovremmo fare una partnership, quindi allora, Brand fa... News Engage se leggete, eh, sì, lo, fa, scriveteci. Lo, fa, lo fa proprio per noi. Cioè, se proprio... La bontà è una tua scelta, non importa chi tu sia. Hai imparato nuove forme di rispetto e hai capito che solo con l'impegno si ottengono cose buone. Come i Loacer Classic, con latte alpino, vaniglia e cacao, dai nostri programmi di sostenibilità e solo nocciole italiane. Per il gusto 100% naturale di Loacer, questa è la tua scelta buona. Loacer, che bontà. Allora... C'è una cosa che mi disturba... che Una cosa Lo ha che c'aveva i gnometti che ballavano. Che, che secondo me è una cosa che. cioè adesso mo dimmi tu, dimmi tu, che se, se levi il buffer che brand è. Non ti eh... devi dire che forza sui gnomi. Però ci sono delle cose buone che Lo ha che se vende da solo, se vende da solo, poi ho capito le esigenze di essere un brand che sta al passo con i tempi, perché sono il primo che dice queste cose però non attraverso uno spot assumi più gente da diversi, ti dimostra i tuoi progressi eh, diciamo nell'eguaglianza, nella, nell nel sostegno nel, nella raccolta di materie prime raccontalo anche però questo è uno spot che è andato in tv oh, non la lo domanda sto... è ma ti serviva? ti boh, cioè, serviva questo push verso la sostenibilità verso la diversity inclusion il eh. testimonial uh, di colore ma poi cioè, sembra cioè, porca miseria sembra proprio il cliché della pubblicità progresso di un, di un brand che si vuole cazzo una cioè, è buono lo hacker la gente lo adora credo che non nessuno odi lo, lo hacker buffer. sia il buffer più venduto in Italia per forza c'è anche poi la, la, la tortina loagher che credo che sia forse la cosa più buona in natura, natura, no, ovviamente, cioè, secondo me, ci sono queste cose che vanno comunicate e che l'azienda deve fare, non deve solo comunicare, però, ci sono modi e modi: cioè, creare delle attività, cioè delle attività sul territorio, delle partecipazioni collettive, farsi sentire, cioè, per dirti il brand. Più assurdo secondo me che, si, che fa delle, delle attività fighissime e bene Jerry vende gelati però è, è bene Jerry è politicizzato super pole, vabbè, politicizzato cioè fa delle campagne ma se le tiene per sé fa dei comunicati stampa molto duri molto forti in confronti de, de, delle minoranze eccetera cioè però non credo che faccia queste cose con eh, taglio macchina con tutte le persone che sembra quando cambi avatar eh, dentro il gioco di ruolo all'inizio che vedi i preset <ride> dimmi che non era quell'effetto un po' sì però ripeto, la, so, secondo la me che lancia la, la, la plastica nella plastica hai perso lo hacker che bontà Inizi, sì, eh, inizi eh, con eh, queste immagini classica banca, immagini, no? Ma cioè, quello, quello che vogliamo dire, cioè, almeno quello che voglio dire, responsabilità di quello che dico perché... è che sono attività, sono cose che vanno fatte e soprattutto comunicate. Perché comunque, in brand, oggi non si può evincere a determinati tipi di battaglie e sostegno. però secondo me, possono essere comunicate benissimo senza staccarsi da. La propria brand, brand identity generale, cioè, nel senso potevano essere anche comunica dei cognumetti alcune cose per certi versi, no? Boh, Secondo me vero. sì cioè boh non lo so. Mi sembra Poi intanto. Sono riuscito vero. a togliere lo spam. Poi è un adattamento. Comunque, due cose non mi convincono: l'ingresso. Eh, non mettiamo con... un attimo. Tutta questa sequenza eh, di qua. banche immagini che è un po', cioè capisco ragazzi, cioè il budget okay. ridotto ce l'hanno tutti. Però il trattamento, vabbè, ma quello, cioè secondo me sono cose Beh, che vanno però che... Scusami, hai anche una correzione colore abbastanza differente. Cioè, passi da toni caldi dai... Cioè, qua è totalmente diverso come il colore rispetto al. Ora, resto. Dimmi, dimmi, fino a questo frame che cazzo di brand è? Nessuno, è Nike. Questo è Nike. Nike, Adidas, Reebok. Sì, conti più Adidas. Eh. Starbucks, fai vedere che butti la plastica ricicli? Bravo, hai degli utenti responsabili. Ma Mamma allora Ok, proprio perché è una questione di stock e vabbè, però che ne so allora? Se ti fa la, la bambina che butta la carta, che butta la, 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 la cartaccia del, dello hacker? Cioè, capito? No, non lo so. A me fa fa ti volare un'altra cosa che secondo no, me 1, 2, 3, Cacao Vaniglia e Cacao programmi di sostenibilità. Ok, questo, ah, questo è un problema enorme. 100% nocciole italiane è una roba che se per sbaglio poi non le hai veramente tutte 100%, 100% perché bisogna stare attenti le produzioni italiane io ho lavorato anni fa per un brand i cui tortelle di zucca in comunicazione abbiamo detto vabbè mettiamo che sono di produzione italiana hanno detto no perché fa tutto il fabbis cioè tutta la produzione di zucca italiana nel nostro caso non basta per la nostra produzione su questo sarei curiosissimo di vedere se sono veramente tutte 100% italiane. Cioè, dobbiamo... Se di sfal... internazionale, come cazzo fai a, a, a mantenere... Non vorresti fare sto mito. Se sono ciò le turche che siano raccolte nella, nel rispetto dei, dei lavoratori e soprattutto da natura, che cazzo di problema c'è? Dice... <ride> Dice che oh. non dobbiamo... <ride> no, non si può dire. Però, uh, non lo so, veramente mi dispiace, posso dire? E poi mi sono sempre chiesto una cosa, perché Napolitaner? Non lo so. Non lo so, se c'è qualcuno all'ascolto che sa il motivo per mi cui si chiamano Napolitaner me lo dica, per favore. Boh, poi, veramente, mi perdono la tua scelta buona, cioè, cazzo, cioè... Sei lo hacker. Sei quel momento di guilty pleasure di, di piacere post-mangiato in un momentino in cui ti vuoi coccolare leggermente. O vuoi essere al cenero, cioè, e non per forza devi fare male. Cioè, però veramente, boh eh, mi dispiace, mi dispiace lo hacker. Poi questo ovviamente sarà una, una come dice, una, una localizzazione. Aspetta un attimo, che okay, nel frattempo il dovere chiama sì, eh, Devi lavorare. Boh. Ripeto, sono attività che vanno fatte, finita sul territorio. Poi, cioè, ovvio che un, um, un cruci di stock costa meno per dire le stesse cose. Però non è così che si costruisce la sensibilità. Nei, non è così che costruisce brand non si fa branding si costruisce il brand, però io parlavo più di quasi non si costruisce la sensibilità dei consumatori nei tuoi confronti rispetto a determinati tipi di tematiche cioè dimmi, non lo so fai delle, delle partnership con delle associazioni ormai veramente c'è la qualunque non lo so boh, cioè si sordi, i soldi spesi in media ti risparmiavi e ha voglia a finanziare qualche associazione però i temi sono chiari: dichiara l'italianità di Lohacker che viene recepita internazionale. Ma a me mi ha mai fatto un problema. Vabbè, quello posso io, ma cioè, è buono perché tedesco, dice, cioè, nel senso, non Scusa, lo so. Sì. Che origine ha Lohacker? Eh, Lohacker ah, lo è un'impresa dolciera italiana produttrice di buffer, cioccolato e derivati siti in Alto Adige sempre pensato fossero stranieri, tra l'altro. Sono italiani, minchia, pensa un po'. Per i prodotti più conosciuti c'è quello gusto napolitano, come raccontavano i fiabeschi i gnometti, le pubblicità tv. Il termine napolitano fu scelto perché le nocciole, le ingredienti principale la crema all'interno del wafer, sono prodotte dalla zona di Napoli. Questo non lo sapevo. Pensa un po'. Eh sì, nocciole di... Che per me no, le nocciole sono piemonte. Quindi però, però, allora, sicuramente l'obiettivo di posizione dolce anche come sano, però qui sano nel senso che è salubre, secondo me più che altro, cioè nel senso che non è, non è fatto con monnezza o ha fatto male a qualcuno nel, nel costruire, nel, nel prepararlo i vari ingredienti. Perché almeno secondo me di, di zero, vabbè, vabbè sano, sano, cioè nel senso Genuino, perché sano Io è Genuino, vabbè salubre l'ho detto oh, Vabbè e... Passiamo avanti Dai, direi un bel next Ma a una voglia di tortino Allo No, allora Ne ho un paio pesanti Facciamo qualcosa Ah <totipo> Allora. Ciao LinkedIn, assumete. <ride> è così è io... un ufficio, sappiatelo. No, sto scherzando, era giusto per vedere la reazione di Coquin. E... Croci eh, anche. Okay. ok, vai. Questo è uno spot il cui scopo è far cagare. Però così. Vabbè, non so questo no, è, un è, è, è pianificato per le c'è scritto per il ecco cinema. Lo... Esatto, mi piace il titolo. Croce, ecco lo spot. di pianificazione. Vabbè, ah, però l'ho la... preso da engage. Quindi non è lettiera vegetale tofu Io all'inizio pensavo che era qualcosa che si mangiasse anch'io quando l'ho visto. <ride> quindi... Io ho detto, ho letto latteria vegetale. Poi, quando ho visto questo, ho pensato che era cibo per, per, per animali. Allora, mi, mi inquieta una cosa, perché c'è sempre il grosso problema. Perché tutto deve essere green, deve essere compostabile, deve essere bio. Però siamo in un momento in cui comunque c'è una crisi alimentare globale nel paese del terzo mondo e noi stiamo usando la soia per farci cagare dentro i nostri gatti. Vabbè, magari è un derivato, no? Non lo so, magari uno scarto, eh, quindi non. Uh... Di sicuro mi fa sorridere. L'immagine cla... è classico, classico spot da cinema comunque. Sì, vabbè. vabbè. Quella quasi da attività locale. Ah, oh, oh. Vabbè, chi è che non ha compost... <ride> un compostante? Uh... Un. Che cacchio è quello? Il compostatore? il giardino eh. ah è beh no bene. però il giardino lo butti no, sì. ah beh lo butti nell'umido poi andiamo su prossimo. <ride> è voluto far vedere questa cosa così, così. <ride> Devo farmi... Devo... <ride> volevo farti cagare <ride> così Meo. oh parliamo invece di pagamenti elettronici quindi prendiamo un brand B2B prendiamo un eh, un, uno spin off di Bancasella Okay. Banca Sella su cui ti posso fare una piccola lezione di storia io sono rimasto sconvolto. Banca Sella è una delle banche più vecchie d'Italia e nasce dai figli di Quintino Sella che è stato un ministro delle finanze dopo Cavour e c'è una puntata del podcast di, podcast di Barbero che racconta tutta la sua storia ed è interessantissimo ed è stato anche il fondatore del CAI pensa un po' e tu dirai sti cazzi io ho hype, che alla fine è quello. Eh, esatto, è sempre uno spin-off di Bancasella. Is. Ottima e scelta quelle mele, signora! Shopping ah, all'ultima ah. moda, proprio come me. E i bigodini? Fa niente, li porti pure a casa. Easy di non è un posto come gli altri. Scegli l'offerta più adatta alla tua attività: Zero canone o zero commissioni. Un post, due offerte, zero canone o zero commissioni. Scegli, easy. Posso, posso dire che secondo me è un altro stock, immagini però di quelli dei negozi di stock più pazzerelli. Un più diversity inclusion. Tra l'altro... No, no, vabbè, no, diversity inclusion, però nel senso che c'è <ride> questa roba un po' più... Stavo guardando Buon... i correlati, vorrei capire perché c'è un vecchissimo video di Human Safari tra i correlati. e un lottatore di sumo. Che lottatore di sumo? Questo è quello che stavo mobbendo Rainbow, fatto con uh, Israel, uh, che suona con la loculele. Ah, è vero, è vero. E poi tutto il resto, sempre loro. Lottatore di sumo. Vabbè, ci sembra un lottatore di sumo, dai. Un momento body shaming. Va bene, va bene. Dai dire che oggi è purtroppo una campagna interessante, l'ho persa a causa down di un sito, quindi andrei subito su una delle campagne... Andiamo in... a tema Super Bowl. Paramount no. Plus, campagna Super Bowl, Amount of Entertainment. Un, un po' più convinto. I don't know oh, this. Meanwhile, on Paramount Mountain. Okay, this mountain has three faces: the northern face, the southern face, and the Sylvester Stallone face. Stallone. Of course. Who's crazy enough to climb that? <sighs> hey, how you doing? How you doing? Is that Dad? Yeah. He always does this. I got gooseys. Look at my legs. Hey, that tickles. No, no, don't sneeze. Oh. dear God, no. Keep it in there, big boy. Oh. Hold it in. Hold it. Hold it. Oh. Don't do it. Oh. 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 <laughs> oh, he'll be all right. Maybe. He's fine. He does this. This is normal. So. Wonder if I need surgery. Carino, sì, però non dice un cazzo! No, infatti, cioè, vabbè, non è che devi di qualcosa perché è il solito spot da OTT. Che però, però sei però... un OTT sei relativamente nuovo. Hai lanciato l'anno scorso. Devi entrare in un mercato che dire che è affollato è riduttivo. Eh, ci sta che ti provi a posizionare così. Però, boh, cioè nel senso, potrebbe essere più comico? Probabilmente sì. Eh, però, cosa facevi? No, che ne so io, che mica sono il creativo nel senso poteva essere un po' più divertente cioè nel senso ok il... fa le cose pazzerelle però nel senso cioè finisce un po' così però sfrutti un po' dei volti considera che è hai dentro qualcosa, qualche cosa almeno tre almeno tre volti manco erano umani erano cartoni animati quindi eh però sai dipende dalle properties che hai cosa puoi utilizzare non Dai. capisco perché non abbiano utilizzato il tipo di halo ma probabilmente perché non l'hanno rinnovato ma, guarda, che è sembra... stato un po' la il spot di lancio secondo me era fatto molto bene. Quello del ragazzo saggista che entra nei studi Paramount e deve portare i caffè e incontra tutti nel frattempo. Che poi l'hanno localizzato. Credo che abbiano fatto anche un ottimo lavoro di localizzazione. Mettilo, va. Aspetta un attimo. Che Volevo vedere se Alo l'hanno rinnovata o no. Produzione, sviluppo, riprese. Cost è stata 19 milioni. 200 milioni la, la prima stagione. Eh, non so se hanno rinnovato o no. Allora, cos'è che dicevi? Scusami, che campagna dicevi? La campagna di lancio di Paramount. Uh, 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 uh. Ah no, aspetta, Paramount picture. Paramount Plus. Minchia, aspetta, che c'ha un, un, un coziglione di video. Ecco, non ho capito perché non abbiano usato gente di team movie? Di? Sì? Eh, team Wolf Movie. Eh, sai che ce ne sono tante. Ma quella con Uma Turman? Sì. Ah, ok. Ok, ce l'abbiamo. Intanto sono droppati gli spettatori. Sto ancora lavorando. Sì. Allora, Star Trek, The Offer, Super Pumped. Uh... Primo giorno, benvenuto in Paramount Plus, il nuovo servizio di streaming. Chi cerchi? Oh, è il mio. No, Spock. Qualcun altro? Qui nascono serie tv e film unici. Jack te li mostrerà. Portiamo il caffè? Da chi andiamo? Da Master Chief? Hai oh, suo espresso? Oh, era macchiato. Lo, lo lascio qui, il prossimo, hai carli? Scream! E lo di? È già zuccherato! Galenza, ragazzo! Carlo ha chiesto un ristretto, americana a me, che so di Roma. E non hai ancora visto niente. È arrivato Paramount Plus il nuovo servizio di streaming carino il teasing a top gun amaro. No, a me è interessante come hanno localizzato, solamente secondo me andiamo a vedere la versione tedesca Vediamo sì. l'originale perché c'è, ce l'ho qua. Questo era il on the other global. Side of Paramount Mountain, che bello che giocano sempre questa montagna. Stone, super pumped. Uh... First day? Welcome to Paramount Plus. A brand new streaming service. Who are you after? Spock? Anyone else? Yep, we're making a ton of new shows and movies here. It'll be a doddle, mate. Yeah, right? It took you a month just to find your dressing room. Jack'll show you around. Yeah, or... Don't worry, Uma. I've got this. Who's first? Uh, Viola Davis, Michelle Pfeiffer, Gillian Anderson. The First Lady. Big new show. Enjoy your coffee, ma'am. Next. The Master Chief. Got your espresso. Or was it a macchiato?

Sì. E hai visto la metà di tutto ciò. Stream blockbusters, new originals and iconic shows. Paramount Plus, a mountain of entertainment. Yes. Naturalmente il lancio è avvenuto in Italia dopo. Quindi già la reference a Top Gun con gli aerei non c'era, cioè non era esplicitata c'era Spock al posto di Verdone, c'era, eh, non so, la, la Draquina al posto di Elodie. E intanto Kiko dice, mica solo il creativo è il nuovo Orange is New Black. Dov'è ho detto? Allora, yeah, ci siamo dimenticati me. di una cosa però, non è solo vai, Sanremo, vai. ma... Esattamente martedì prossimo è pure San Valentino e cioè, è, è un è incubo sto febbraio. Proprio pe, pe, pe. Guarda, non, non ho mai sentito che San Valentino è di febbraio. La prima è di febbraio. Sa che, ma sai che mi sa che Pasqua viene domenica quest'anno? No, ma Carnevale, perché io sempre il terrore di Carnevale. Carnevale, carnevale non solo ti Sei bloccatissimo, e ci ha magherato. No. no no aspetta e ci hanno nacchiato carnevale vacanze... eh... ho sentito che non fanno il carnevale sono solo no ci sono credo uh... no, dai dai A ok ci ricordo. sono ci sono la chat, la chat è bollente. Chi, chicco è bollente. <ride> chiuso on fire. Facci vedere qualcosa. Allora, aspetta un attimino che mi si è bloccato. Se no, non mi segue più la webcam. Ok. Uh... Ok, mi segue. Perfetto. Ok, condividiamo screen Broadway San Valentino. Mettiamolo a 1.25 così evitiamo copyright claim e via. Love is love. A San Valentino regala un gioiello. Broadway questo è un classico pre-roll, 15 secondi, pulito, Pulizzato. pulito. Mi disturba terribilmente una cosa. Io Lovis Love l'ho love già sentito. Beh, basta. Cioè, Dio, non hanno scoperto l'acqua calda, eh, sia chiaro. Però... Vabbè, ma c'è il cioè, copyright su Lovis Love? love. C'è cioè, una frase che... Non si può... Cioè, nel senso... <coughs> Cioè è una roba di copy o è una roba che si dice? Questo... E... Non so, io ricordo... Vediamo, vediamo il copy. Chicco è una cosa che si dice o è un attivo di copy? Vediamo, facciamo questo show per Chicco, incredibile. C'era una campagna fatta tra... da qualcuno che conoscevamo, comunque con Love Is Love no Beh, quello è what is love vabbè vabbè è... che ti devo dire Mattè? è una campagna dei 15 secondi con modelli che si vabbè, spogliano è tattico, è tattico fai vedere il prodotto è tattico giusto? va fatta assolutamente Poi iniziamo a vedere qualcosa, no? Beh, facciamo una cosa soft e poi andiamo su una cosa pesante e poi ci buttiamo su Super Bowl. Ah, certo, gli hanno a dormire. Uh, no, vabbè, ma è veloce. Aspetta, che sono un coglione e ho premuto ancora la cosa sbagliata. Vai, niente, si blocca. Vabbè, uh, riuscirò a risolvere il, uh, il mio problema di visualizzazione. Ok, eccolo qua. Lo metto a posto, condividiamo: Screen. Tac. PS 5. This is Live from PS5. Let's go now to our first story. The good people of Manhattan woke up to a gift from their favorite hero as he delivered a gang of criminals on something of a webbed platform historic scenes unfolding in San Francisco anyway, the first of her tribe to have laid eyes on this scene in over 2,000 years Ooh, I was from the head of I'm uh, <laughs> sure whether to call a doctor for god Experts are linking all of these events to an increase in activity on PS5 It's coming a little fast, it's a crash land. It's just a breakneck try to cut you off there. Unprofessional. Let's go right now. This was live from PS5, seeing you the extraordinary. PlayStation. Nulla di stratosferico, però oh. Beh, al solito, comunque, cioè, questa cosa mi fa sempre strano di PlayStation, che non punta mai su se stessa, ma punta sul suo parco titoli, sulle esclusive. Eh beh, però è, è quello differenziante, soprattutto in questo momento. Cioè, sì. d'altronde oh. in questo momento... Cioè... No, comunque, una, 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 una console dura quanta, quanto dura una generazione di console? Dieci anni? Sette anni? Sette, otto anni, sì. Sette, cioè però devi considerare che loro hanno il problema dell'approvvigionamento. Quindi non no, puoi spingere la troppo la il prodotto. Le stesse crescono, crescono, crescono sugli alberi. Però è strano che puntano sempre solo e esclusivamente su quello. Poi sono il primo che dico, cazzo, non ho mai avuto, cioè, gli ultimi ci ho avuto sempre Xbox praticamente, dalla 2 in poi, dico, vorrei tantissimo giocare a quel Marvel Spider-Man, vorrei tantissimo giocare a... Alla Stovass, non ci ho mai giocato. Alla Stovass cioè, sono quasi costretto a chiedere prestito di una PlayStation 4 nel prossimo futuro, nel senso per recuperare qualche titolo che comprassela non, non, mi pare, non, non mi pare la mossa migliore. però ho capito, solo sul parco titoli, boh, cioè, e poi comunque so, sono sempre gli stessi ultimamente. E... Horizon Zero Dawn, là come si chiama, Spider-Man. Eh, come si chiama? Uh, Rados. No, c'era dentro qualcosa. Secondo me non era tutto God of War. God of War. Ah, già, oh, God of War è vero, vero. Anche quello non esclusivo. Vabbè, anche lì, vabbè. Insomma, però, cioè, quelli erano 5-6. Eh. Non è che ne fossero di più. Quindi, boh, non lo so. Comunque, da un punto di vista creativo molto figo cioè è carino far vedere le, 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 le cose del gioco come se fosse vita reale notizie incredibili oh ma te eh, un attimo eh no te lo fai una, una stronzata vai di là eh ma devi guardare se no non, non capisci mi è venuta un'idea però non si è accesa Eh, cazzo, sono... questo è il problema quindi... Un attimo anche okay, tanto facciamo. Sì, esatto se lavora. Qua mi sono arrivate altre mail: tipo no, io che ti correggo. I title. No, gli account che mi chiedono di fare di iniziare a fare le strategie quando sanno perfettamente che non so come farò. Orientarvi altri riuscissi... Mm. Brutta razza gli account. Giovani se ci seguite non fate mai gli account, andiamo uguale account. Chat CPT vi sostituirà. sostituire. Uh. Che ci dici? Aspetta un attimo che ho un vuoto di memoria, devo ricordarmi <ride> che cazzo devo fare. No, ma... <ride> Mannaggia. Comunque se becco chi ha deciso di fare le cose così lunghe... Ah. Va bene. Ah. Direi torniamo su qualcosa di un po' serio fantastico, vai vai, Mi faccio una pennica? Ah, proprio così, Sciallo, dopo la, bi la birra eh. che è andata in, in, in circolo. No, Canal Plus, uh, uno short, 2 minuti 34, quindi lo mettiamo a riproduzione 1.25. Certo. È una tematica anche abbastanza strong. Ah, io così vi lascio. Papa, je sais que tu m'entends. Je t'inquiète pas, on est là, on est près de toi. Il y a les enfants qui sont là aussi. Et tu sais quoi, Antonin, il va te jouer ton morceau de violon préféré. Mais vas-y, tu Il y a ton fils qui est arrivé. Il est en retard, mais il est là. Alors voilà, comme on est tous là. Même. Moi, je voulais te dire mon petit papa. Questo legato al mondo cancro. Poi vabbè, non siamo sì. francofoni, quindi abbastanza peso. Sì. Sky, um, <ride> lo sky lo sky non capisco che io sembra prendere prenda male oppure devo ride eh, non lo so secondo me è un po peso però devo dire e che peso? Eh... vediamo sempre che o, o americane o no ma secondo me è fatta bene perché proprio pensi che se avete qualcosa di tragico che finalmente diciamo l'inizio della storia è così invece c'è la ragazzina che fa è carinissimo aspetta che nel frattempo non ho, la, non ho capito la chiusa finale la chiusa finale è che c'è tutto ci sono i corti, ci sono uh, attività più lunghe quindi film uh, arte cioè fondamentalmente No, non è come Paramount Plus eh, che ti fa vedere la carrellata dei prodotti qua ti fa un prodotto ad eh, hoc bravo è quello che, di che dico cioè l'OTT si concentra un po troppo su su, su... su fare veramente lo shock dei programmi ma che è giusto eh assolutamente, però secondo me potrebbero fare due stream di, di comunicazione, una sicuramente più di brand valoriale eh, proprio per cercarsi di differenziarsi dalla massa e quasi a giustificare il fatto paga solo me, non pagare gli altri e il resto per cercare di fare di lavorare sui prospect mostrando quello che si ha o quello che non si ha Boh, nel senso più che altro perché al solito, se gli vai a togliere i loghini quando fai una comunicazione del genere. cioè, secondo me, uno spot valoriale fortissimo è quello del Tudum di de de Netflix. Cioè, per me, rimane, rimane, rimane un... un gioiello. Ci metti solamente un pizzico, ci metti una sola rappresentante. Ci metti la, 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 la Matilde De Angelis, ce la metti. Sì. Che sta lì che ti fa il collegamento. Che tocca sempre mettere qualcuno però ne ha messa una, non è che ci ha messo una carellata di gente Differenza eh, del, dei... quanto... Differenza del video di Prime dipende quanto ti rimarrà memorabile però quella... quel talent intanto Kiko ci manda un contenuto Kiko e... ci manda dei virus Kiko ci manda ah ok uno di Canal Plasti 12 anni fa addirittura ah ma guarda che è quello che è nella cucina fa vedere no no vedi che te l'ho detto e tocca fare la rubrica a Momento del passato eh si sì. ah si sì. dai dai <ride> <ride> La mette sempre, questo è la sua preferita, credo. L'hai mai vista, Maffè? No, se non me la ricordo. Oh, sì, incroyable. Eh? Senti ça, chérie? Bah, oui, si è fou. te la sei persa. Eh, bello. Ti voglio bene. Devo dire però da quello che ho visto che indubbiamente abbiamo perso un po' di quel brio nel corso degli anni sì ma finiscila perché se no non capisci come è finita la storia no no l'ho vista l'ho vista adesso ascoltandola e vedendo il pezzettino mi è, mi è, mh, ho, ho avuto la, il flashback e mancano un po' quelle, quelle storie che una volta avevamo. Cioè, una volta gli spot pensa bello uh, che comunque ogni, ogni, ogni puntata di Fanato mi finisce sempre così, come erano belli dei tempi. Ma no, è che oggi sai, oggi hai tanto um, tanta voglia di prodotto da parte del brand. Ok, hai tanta. Hai della FOMO addirittura da parte del brand nel voler comunicare il prodotto, e quindi si va a perdere forse un po' quello storytelling, quegli elementi che vanno a um, uh, rafforzare il. il senso di, 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 di appartenenza di, di, di valore che ti trasmette un brand e quindi hai un prodotto ma, cioè, anche qua di Paramount Plus se ci pensi cioè, caspita non mi parli mai del brand hai dietro un heritage enorme hai l'elemento della montagna iconico valorizzamelo non parlarmi subito di cosa posso vedere però in qualche modo secondo me Paramount secondo me, potrebbe regalarci delle delle chicche, non lo so, sento segnatevela. Secondo me qualcosa arriverà e tu ti sei frizzato incredibile. Comunque ultimi tre, Vai. e andiamo a tema Super Bowl. Ci, Ci Sono diciamo pre sì, sono pre pre campagna, dai. questa ultra club credo sia una marca di birra non sono sicuro ma la allora. moto mm. certo. c'è ultra who well, we're waiting am i no matter about me why you gotta give me a fight get caught up i bet you slice it into the words diciamo che non so. conosco il brand ma perché prendi diciamo Serena Williams ero abituato. era abituato a lui, fa, lui lo avete riconosciuto allora lui è un attore che ho già visto da qualche parte ma non so non so contestualizzartelo oh, lei abituato... Serena Williams secondo me anche l'asciura a cui entra la, la pallina nel bicchiere è un personaggio che ho già visto però boh, Americanada Americanada no, ero abituato... abituato a roba di ultra molto più figa tutto te, qui. te ne propongo un'altra allora Bud Buts... eh, Lights scusami lui dice Sussection non so cosa faccia riferimento, credo da una serie ma non l'ho vista comunque Bad Light di cui parlavano l'altra volta che era aveva fatto un placement anche dentro uno dei transformer. The Thank you for your patience. Sorry, are you still there? Yes. Okay, please hold. Questo, vabbè, you know. easy win, Milsteller. Uh... attore comunque già famoso ma che con Top Gun Maverick è arrivato a livelli estremi di notorietà secondo me campagna semplice fresca ci sta no secondo me ci sta strano che si distanzia dal solito Bad Light col cazzo di 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 Cavaliere negli ultimi 5, gli ultimi anni. L'hanno messo, Sì, posso dire che secondo me era un po' impiccato allora, male. Che questa qua mi piace perché proprio comunica il discorso di leggerezza di godersi. La vita, di... non so se quella magari è la compagna vera dell'attore. Non lo so, probabilmente sì. Vediamo Sarete. un attimino. chi è Miles al Alla... wife vabbè chicco bravo <ride> eh, non è vero siamo in 5. Uh, sai che mi sembra proprio lei vediamo proprio brutali brutali su screen finestra mi sembrerebbe lei si sembra lei è lei carini bella coppia lei è eh? Caelid Sperry sposati da 2019 che cazzo è sposati? Scusate, quanti anni ha Miles Steller? ah no è 87 pensavo fosse più giovane sì è che il fatto che deve aver fatto Whiplash probabilmente a, <ride> a 30 anni dovrebbe sembrare classico... classica situazione americana eh sì, è un po' come tipo la... Come Svolvi. Di Beverly Hills che a trent'anni facevano i liceali. C'è la roba lì. È del 2014. Eh beh, eh... è del 2014 Whiplash. <ride> sì, mm, 2014. <ride> 2014 meno 1987, fatta a 27 anni, probabilmente dove interpretare un ventenne, o un ventenne, o un ventitreenne Insomma, è not bad, not bad, ragazzi. Comunque, dire che invecchia. No, però vorrei fare tipo un call out, una gentilezza alla chat perché comunque, giusto anche per capire un attimo, se. Le metriche di Twitch sono reali o meno? Noi ci segna. anche se ripetiamo come dicono. Non guardare mai i... le, 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 le metriche perché non... se no non ti concentri sul contenuto. Ah, Però volevo vedere... vedere... interagire, Mandate anche un punto, una lettera, qualsiasi cosa. Volevo vedere un attimo se, se siete online o siete dei bot. Allora, a me ne dà due su tre su LinkedIn e cinque medi su Twitch. Pure a me. Eppure se me levo, comunque rimangono. Vai, fammi vedere la prossima se ce l'hai. La prossima è l'ultima, e direi che con questi chiudiamo. E torniamo a tema, eh, Giuseppe. Spenti, no, vabbè, solo perché mi sono speduto, sono spento, me la sto godendo. Poi, un po' di chill... continui di Twitch online stanno tutti così. Stanno dobbiamo farne una un po' più bold a maratona. però potrai inserire l'Easter egg finale eh, con cui ci sputano la puntata. Il mio nuovo format. Intanto, guarda il loghino. Solo J-Found? Sì. No, mandate, c'è altra gente. Comunque. Lancio di Ant-Man, uh, nuova ID4 by Volkswagen, campagna global, quindi uh, Ant-Man and the Wasp Quantumania. Un po' come... Se no. abbiamo visto uh, la Heineken Zero fatta da Publicis torna il nostro amico ant Ventures ahead, the all-electric id 4 a new generation of driving, shrinking technology not included, and see Marvel Studios' Ant-Man and the Wasp. Quantumania, questa un... cosa del fatto che sia localizzata in Italia perché dal 15 febbraio, e poi, che è già arrivato. Quantumania sì. però c'è un grande difetto, secondo me. Il costume è quello di Cassie Lang, che è sua figlia è mm -hmm. il problema è che nessuno l'ha già visto se non nei trailer mm -hmm. quindi non si capisce la gag cioè uno potrebbe pensare che sia The Wasp certo. interpretata da Evangeline lì e quindi perché il partner chiede alla sua compagna le chiavi della macchina come per dire tu non puoi guidare vero e secondo me quello è un enorme difetto ah. Grande Captain Gabrix, che giullare! c'è Cerchi la canzone che ha fatto un mio amico. Si chiama Big sì, Bravo, Giulio. Mi raccomando, leggi e facci bannare la, la live. Eh beh, non, ho, non ho letto, <ride> vabbè, ma anche se dico, scusa, se dico la prova, devo che non dire non che ne è nemmeno. un po' come il Mi raccomando, premi alto f 4 quando vuoi ingrandire le immagini sul computer. Che simpatico giullare. Uh, no, comunque, secondo me è interessante questo utilizzo che si sta facendo un po' delle campagne con i film Marvel. Sarei curioso di vedere quante ne sono state fatte. Um, in passato, mi ricordo qualche placement durante Avengers, il primo, non mi ricordo durante gli altri. Eh. Uh, però diventa un po' difficile soprattutto se non sei veramente uno smanettone di, 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 questi, di questi mondi, perché qua di fatto hai quasi un, un, un effetto boomerang della, della campagna. Boh, Bob, mi hai detto che c'è una piccola chicca finale? Era questa ah, eh, era eh, L'altra purtroppo non mi è andata. Mi, si è, mi si è bloccato. Comunque, e... no, dobbiamo fare comunque la rubrica macchina del tempo. Per, per quando, si, quando si lancia il, lo spot del passato. Un attimino se me ne sono persa qualcuna. No, ce n'era una, ma fondazione pubblicità progresso. No, sono pesanti. Vediamo che è uscito sta settimana. Eh, sono quelle che sono uscite. Ho fatto un giretto anche su Adage. È un mondo difficile. Intanto l'Inter continua a vincere 1-0 con God di Lautaro. Zaki <ride> mette Gosens, Brozzo vice Luca cambiato il tema no vabbè era giusto per ringaluzzire la, la chat eh, brividi no stavo pensando se era qualcos'altro che sarà stato fatto con l'intelligenza artificiale mm, che cioè poi, quella di mint che... ce l'ho ce l'ho ma perché se dico quello se dico cock vengo bannato Seriamente? Hai <ride> detto, fare... detto gallo. fare come il famoso streamer che si è giocato a roulette? Mi dissocio. <ride> boh, Ma <io> sarò... <ride> ah, non mi pare una parolaccia. Eh, già parlato, a Chico, a, a bello, Wired l'abbiamo messa come prima. Si è perso pure la sigla, Chico. Sti romani che pranzano tardi e che c'erano tardi e non vedono. Comunque è questa. Hey, it's Ryan Reynolds, owner of Mint Mobile. Uh, you know, we're always looking for ways to save you money, so this year... We're kicking things off with an ad that I created using Chat GPT, the AI technology. This is what I asked it to write. I, I said, "I said, write a commercial for Mint Mobile in the voice of Ryan Reynolds. Use a joke, a curse word, and let people know that Mint's holiday promo is still going, even after the big wireless companies have ended theirs." This is what it wrote. Hey, it's Ryan Reynolds here. Eerie. First of all, let me just say Mint Mobile is the shit. But here's the thing. All the big wireless companies out there are ending their holiday promos, but not Mint Mobile. We're keeping the party going because we're just that damn good. Give Mint Mobile a try. And hey, as an added bonus, if you sign up now, you'll get to hear my voice every time you call customer service. Just kidding. That's that's not really a thing. And stay classy, everyone. That is mildly terrifying, but compelling. Vabbè, easy win se c'è Ryan Reynolds. Beh, al massimo quella di Mulino Bianco? Eh, Molino Bianco, aspetta che devo prenderti Facebook. Vuoi fare il dispettoso, Kik? C'è del dissing, eh? E sei già la seconda persona che fa dissing su sto tema, sta settimana. Allora, mulino bianco. Quindi, opera fatta con uh, uh, Midjourney. Quindi... Uh, dopo... Se ricorreste sarei curioso di sapere la richiesta eh la so sono andati avanti parecchio, se ti faccio parlare con chi l'ha fatta una mia ex collega hanno fatto dei ritocchi o quello non lo so non glielo ho chiesto però è, se guardi c'è il webinar di ninja marketing di questa settimana che ne parla ah, però è tutto sui pancake sì 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 che secondo me è un po' più facile perché nel senso è più sei internazionale non in è è un brand eh, di... <ride> se, se chiedevi le macine probabilmente non sarebbe mai uscito però bello cioè, a me piace personalmente credo che possa dare però una, che è? E da una capire... svolta al nostro lavoro sì perché può aiutarti a una previsualizzazione iniziale da capire se questa cosa potrà andare avanti anche cioè, in modo costruttivo perché qua è come se fosse un, un inside joke no? cioè la sfrutti nel, nel senso che sfrutti l'intelligenza artificiale per parlare di intelligenza artificiale cioè è ancora molto meta, meta narrativo questo discorso dell'intelligenza artificiale ancora, ancora per adesso dico non abbiamo visto applicata in qualcosa di, di concreto. Cioè, sarebbe molto interessante se, ancor prima, magari di creare una board da presentare internamente, la si genera, dai un, una indicazione generale, dai due tre modifiche, perché magari non ti ha messo quell'elemento lì che volevi, o te l'ha messo a destra invece che a sinistra, e allora, all'interno del processo di lavoro, può anche sicuramente semplificare. Poi ci vai di mano perché effettivamente si sì. Il problema, secondo me, dell'intelligenza artificiale è che le fa troppo o troppo fottute o troppo fatate. C'è sempre un... Allora, il... beh, considera che qua hanno, ci sta lavorando su da mesi, hanno la versione eh, business di Midjourney e hanno fatto un training dedicato, quindi con immagini ad hoc. Um, vabbè, questo logicamente è è Quella di brand, ma um, mi trovo dell'idea che posso posso... al passare mercato li compro. Ma voglio assaggiare, spoiler, cagare. se vai all'S lunga pigliati quella confezione blu che sono molto più buoni. Vabbè, vabbè anche però, posso dire cazzo di società è che ti, ti fa il che dopo devi fa già fatto. Che cazzo di logica è eh, se sei pigro. Ho capito? Se Sei perito? ti prendi, te prendi il, il, il composto già fatto ah, in cui Ah, ecco, lancia una cosa interessante. Facciamo la serie. Ma i corsi di prompt? Quello secondo me. È il... Allora ti faccio un paragone. Non ho capito. I, i corsi di prompt, come imparare a chiedere, chiedere all'intelligenza artificiale? Quello è la cosa più difficile. Ma io ti faccio un altro esempio. Ma i corsi di brief? È la stessa cosa, cioè, quanto più tu riesci a essere dettagliato e dare la richiesta giusta, tanto più avrai un output migliore. Io ci gioco parecchio sia con Dolly che con Midjourney, o con Chat cioè GPT stesso, o addirittura quando sono in giro con Wonder. Il problema di base è sempre lo stesso, è la capacità di fare la richiesta giusta. A me è capitato addirittura di farmi fare stringhe complesse di codice, ma che erano praticamente perfette. Il problema di base è quello: cioè per fare la richiesta giusta, che nel nostro lavoro è fondamentale. Quante volte ci arriva dal cliente richieste senza senso? Il problema di base è che il L'intelligenza artificiale sarà uno strumento, non sarà una soluzione. L'intelligenza artificiale sarà alla pari di Photoshop. Dovrai imparare a saperlo usare. Se sei una pippa, rimani una pippa, non ci sarà un elemento di. Uh, un elemento tale uh, in cui si riuscirà effettivamente a. A, a, a svoltare e non sono d'accordo che i, per i prompt è ancora presto, secondo me, qualche fuffa auguro li fa già perché se tu guardi soprattutto su TikTok ne troverai un sacco. Um, il concetto è: bisogna capire effettivamente che cazzo si vuole si vuole fare, uh, le basi è un devi capire come funziona la tecnologia e poi sfruttarla. Io faccio sempre l'esempio uh attenzione nel frattempo boom una chicca da matt navarra uh, tiktok sta testando l'autoscroll mode, minchia cioè... <ride> ridimi la frase quanto più quanto più cosa l'ho detto dei brief. Eh, quanto, quanto è più precisa la richiesta, tanto più avrai l'output fatto bene. Cioè, se tu mi dai un'informazione del cavolo, sarà un po' difficile. Avere un output di qualità. Il problema sarà sempre quello. Se tu mi dici: voglio comunicare la sostenibilità della mia azienda. Ok. <ride> l'output sarà. Noi, la Pippo Enterprise, è un'azienda super sostenibile. Perché? Cosa intendi per sostenibilità? Sostenibilità ambientale, economica, sosten sostenibilità umana? L'autoscroll mode di base è il fatto che tu non dovrai più andare avanti dietro col dito, ma semplicemente i video andranno avanti un po', <ride> po come l'autoplay di YouTube. Sì, però che cazzo, cioè proprio già... <ride> Cioè, la tristezza immane, dai, su. No? So io che so strano? Vedremo, si diceva lo stesso di un sacco di cose. No, oh, che, che non... Che, che, ma ci, Allora, da una parte ci sta, perché ogni volta che mi trovo uh, a guardare Lil e poi sto a fare qualcos'altro vorrei qualcuno che, che, mi, che li mandasse avanti senza a sentire infinito la, la stessa cazzata per 5 minuti però secondo me la questione sarà tutta nel capire come sfruttare anche come questa tecnologia vai a uccidere quelli che provano a fare il uh... Il, I video autoconclusivi, cioè quelli che vanno in loop totale, Raga, eh, cambia la piattaforma, cambiano le regole del gioco, ci sarà da divertirsi. Secondo me, in questo momento, sta giocando poi in una condizione decisamente. Uh, come si dice di? non tanto di leader quanto di trascinatore sì, esatto, non trovo il termine e quindi saranno sempre di più loro a <coughs> scusate a essere quelli che bisognerà rincorrere ma in tutto ciò la chat non si vede più la chat in stream Madonna, ma qua sopra mi stanno, a fa... mi stanno a sfondo a casa qua sopra. eh ho sentito si è sentita? Sì. Se... <ride> È sparita totalmente la chat dalla live, me ne sono accorto dopo. Ah, chissà quanta gente avrà interagito. Ah, no, avevo disattivato tutto, sono un coglione. Ah, 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 ah. Mea colpa e quindi niente. Secondo me il concetto di base sarà, sarà quello, capire come sfruttare queste tecnologie. È... Avete anche video flippati? Quello è voluto. In realtà questa è la vera, è come siamo veramente. Allora, abbiamo video flippati? Cioè? Eh no, sai che ieri ci siamo rigirati le webcam. Qua questa è ah la... sì, è per vederci, per guardarci esatto. negli occhi. Intanto ti ho lasciato un piccolo meme nella chat di Whatsapp. Aspetta però, questa <ride> la, la rigiro perché è la grande città del giorno. Ciao, Ciao la... Chicco, vieni, eh? cioè, nel senso credo che... Ragazzi, quando volete, chi vuole partecipare, manda un messaggino su LinkedIn, Whatsapp, Piccione Viaggiatore. Um, stiamo utilizzando una piattaforma aperta per, uh, per poter consentire a tutti di, di accedere, quindi no problem. Ciao Gico. È come partecipare a un Google Meet. E comunque direi che dai, anche noi possiamo chiudere. Abbiamo fatto la nostra Orette 30. Settimana prossima sarà strong perché ci sarà tutta l'attività di Sanremo. Eh e... sì. No, ce l'abbiamo dobbiamo per benino. Allora lì... allora lì la tier list c'ha senso. Ah cazzo. Ecco cosa non ho fatto. Beh, però quella di oggi posso dire no, che vabbè, non ma... c'era no, nulla ma... da dire. La tier list solo nei grandi momenti te l'ho detto. Ci sta, ci sta. Solo nei grandi momenti. Cioè, nel senso con una. con i titoli che cambiano ogni volta a seconda delle necessità. Quando bisogna fare la... la review settimanale, cioè, Mori e Taberti, tu cazzo la mettevi, cioè, capito? È eh, mezza farina. Mezza. <ride> Uomo focaccino Direi di sì. Dai, ragazzi, è stato un piacere. Un piacere. Quindi, buona serata a tutti. Grazie per l'ascolto. Dai, chicco, che anche questo salremo ce lo portiamo a casa. E in bocca al lupo a tutti per questa settimana che ci aspetta. Grazie. Ciao.